Ciao a tutti e bentornati nel mio bagno. Oggi vorrei fare con voi un'intera skincare mattutina con i prodotti di Hino. Eccolo qua. Hino è un brand che ho conosciuto al Cosmo Pharma, è comunque un brand italiano. Mi ha dato una bella sensazione, un bel feeling e sono stata omaggiata non di full size, quindi questa, come potete immaginare, non è una D, non è una sponsorizzazione, ma soltanto voglio farvi vedere questi prodotti perché così li testiamo insieme. Ovviamente questo sarà un video che farà parte poi di un articolo sul mio blog più dettagliato. Vi parlerò bene di Hino, di cosa fa, della sua politica, della sua mission, insomma vi parlerò del brand. Oggi userò lo scrub per il viso e la maschera, più poi applicherò il contorno occhi, l'olio per il viso e la crema. Però di Hino ho anche altre due referenze che sto utilizzando, anzi tre referenze: ho la crema mani, la crema corpo e la crema Car Cut, che è una crema specifica per le smagliature. Però appunto li sto testando in separata sede, quindi io ne parlerò comunque. Cominciamo immediatamente con lo scrub per il viso, eccolo qua. Questo scrub per il viso è all'alga d'unaliella e al micro bambù ed è illuminante e rigenerante. All'interno, adesso ve lo farò vedere se riesco. Allora, intanto questa è la consistenza e il tipo di prodotto. Vi dico subito che i prodotti li ho tutti depottati e messi in bottini così, perché insomma mi erano più comodi. Praticamente questo prodotto è una specie di cremina, eccola qua, però all'interno contiene dei granuli sottilissimi e si sentono solo sotto le dita, è difficile da vederli. Io sono riuscita a fargli una foto, ma magari nel blog riuscirò a mostrarveli. Ha dei piccolissimi granuletti che vanno poi a fare l'effetto scrubbante. Ha un effetto non eccessivo perché i granuli sono veramente molto sottili, però adesso vediamo se sono efficaci, perché ripeto, è la prima volta che utilizzo questi prodotti e quindi sono curiosa anche di vedere come mi trovo. Allora, i granulini sono veramente molto sottili, fanno uno scrub molto delicato, quindi è questo scrub è utilizzabile anche da chi ha la pelle un po' reattiva, un po' delicata. Adesso per toglierlo in realtà basterebbe un risciacquo, ma io utilizzo la mia solita spugna di mare che mi aiuta. Ed eccomi qui, pronta per la maschera. Allora, la maschera è la Radiant Face Mask, io leggo. La maschera purificante al resveratrolo e caolino, quindi una maschera in argilla. Adesso ve la faccio vedere, eccola qua, sempre in un bottino, come potete notare è verdina, e adesso la applico rigorosamente facendo attenzione al contorno occhi. Assolutamente questo tipo di maschera non va applicata mai sui contorno occhi, mi raccomando. Ok, sul campioncino non c'è scritto quanto tempo deve stare in posa, c'è scritto alcuni minuti. Vabbè, io aspetto un po', quando comincio a sentire che si sta seccando la tolgo, perché sapete che a me non piace una maschera che si secca, sempre che si secchi, magari non si secca. Adesso vediamo. La maschera è in posa da 10 minuti e comincio già a sentire un po' che si sta indurendo, mi dà un po' fastidio sulla pelle, mi tira un pochetto, vedete addirittura sul naso si è tutta seccata, quindi direi che è il momento di toglierla, anche in questo caso acqua tiepida e spugna di mare. Devo dire che la maschera si toglie facilmente, pur essendo di argilla non fa pezzi, non fa cose, e inoltre la differenza è che questa maschera probabilmente all'interno ha degli oli o comunque qualcosa di molto idratante, vegetale e nutriente e scivoloso, è quella l'idea che mi viene in mente, perché la pelle non è assolutamente secca. Certo, ha bisogno di idratazione, perché adesso continuiamo lo skincare, però non è una pelle appena uscita da una maschera d'argilla che la sentite sofferente, un po' tirata, assolutamente, la sento molto bella e molto pulita anche, mi piace molto questa maschera. Continuiamo, allora il prossimo prodotto che io metto sul mio viso è l'olio anti-age di Hino, appunto, ve lo faccio vedere perché ce l'ho qui, eccolo qua, si chiama Feel Oil, eccolo qua, è un antirughe ed è proprio un olio che si può aggiungere sia a dei prodotti di Hino, tipo una crema o qualche altro prodotto, oppure usare puro come un siero e poi applicare sopra la crema. Di solito è quello che faccio io, perché non mi piace addizionare le creme con altri ingredienti. L'olio è proprio un olio, non credo che... sì, forse riesco a farvelo vedere, ma insomma ecco, un olio giallino. Ed è... adesso lo proviamo a mettere così, metto un po' alla volta.
più che un olio e ha una consistenza bella acquosa, nel senso che non è un olio denso, lo sento quasi che mi scorre sulle dita, quindi non, adesso vediamo se si assorbe velocemente, perché appunto non mi dà la sensazione di ah sì, si assorbe subito, cioè è già assorbito, sì. Oh, bello, mi piace così che non devo lavorare troppo con un olio, che non mi sento una sardina. Chiaro, con queste luci voi mi vedrete luccicante, ma la pelle la sento che non è affatto oleosa. Bello, mi piace. È un olio, vi dicevo, antirughe, e anche di questo vi parlerò sul blog molto dettagliatamente. Adesso procediamo con il contorno occhi. Anche in questo caso vi faccio vedere che ho la brochure del contorno occhi, che è il siero perioculare, eccolo qua, XL Eyes, e ve lo faccio vedere. Faccio attenzione perché è molto liquido, è proprio un siero ed è molto liquido. Non rovesciarlo, ecco, è proprio sì, un latte molto liquido. Adesso vi faccio vedere la consistenza, vedete, è proprio acquoso, e lo applico nel contorno occhi. Come al solito abbondo, ma sapete, ormai ho dichiarato guerra alle mie rughette perioculari, per cui insomma proviamo. E mi sembra fresco, bello corposo, nonostante sia acquoso, ma lo sento bello corposo. E sì, mi sta piacendo, anche se vedete ci vuole un po' per assorbirlo. Meglio, così si procede anche ad un massaggino, si attiva di nuovo la circolazione, vediamo di far sparire queste orrende borse che ho stamattina, e mi sembra piuttosto anche non sento bruciore, non sento fastidi, quindi un buon prodotto. Assolutamente, ok. Bene, sì, mi piace. Quello che mi avanza sulle mani di solito lo passo sulle labbra, faccio un contorno occhi, contorno labbra. Finiamo con la crema per pelli delicate. La crema, ammetto che l'ho già provata perché ero curiosa, infatti vedete che è già stata pucciata, e questa è una crema estremamente delicata. Diciamo che tutta la linea mi è piaciuta proprio per la sua delicatezza, proprio perché in questo periodo, magari chi mi segue su Instagram sa che ho avuto dei problemi a livello di pelle, e invece questa assolutamente, tutto quello che ho usato, compreso lo scrub e la maschera, che potrebbero essere un po' più aggressivi su una pelle delicata, non mi hanno dato nessun problema. Sento veramente una pelle molto ben trattata, è come se veramente questi prodotti la stessero coccolando. Mi sta piacendo tantissimo questa routine. Chiaramente, ripeto, è soltanto una prima idea che vi posso dare, una prima impressione, perché io questi prodotti li ho in campioncino e più di farne due o tre applicazioni non potrò, quindi insomma più che tanto non vi posso dire, però mi sta piacendo. Bene ragazzi, allora questa era la mia skincare mattutina di oggi. Ovviamente non ogni giorno faccio scrub, maschera eccetera, ma volevo mostrarvi queste di Hino. Come vi dicevo, mi piace questa skincare, mi piace questo brand per ora, e appunto troverete poi fra un po' di tempo una recensione sul blog. Per ora volevo farvi il video. Vi ringrazio, vi mando un bacio e ci vediamo alla prossima.